Ciao ragazzacci, io sono M325 e oggi siamo qui su Assetto Corsa. Non so se vedete, questo è un Taya Erbe bellissimo, c'ha un motore assurdo, però vado a farmi prima la qualifica, stanno entrando tutti quanti in multiplayer e poi ve lo faccio vedere direttamente in gara. E vi dico una cosa, è assurdo, preparatevi perché è assurdo. Allora, mancano 40 secondi, però ragazzi, quanto è bello sto coso. Sì, secondo me da giocare è più bello dall'intero, guardate qui, sono, parto secondo, parto. Mi faccio sentire anche l'audio. Parto secondo perché c'è chi. No, non credo che questa cosa abbia il clacson. Ragazzi, preparatevi perché questa qui sarà la gara più assurda del secolo proprio. Perché questi così qua si guidano tutti a modo loro. Comunque, ci siamo, ve l'ho fatto vedere. Ve lo faccio vedere da fuori perché secondo me merita tantissimo dall'esterno. Mettiamo la prima. Ok, cerchiamo di mettere la prima. Vediamo qui se si accendono le lucine. C'ha un motore assurdo. C'ha un motore tipo un 30.000. C'ha. Ok, sono partito. Se, guardate qui quanto fa sto tagliare erbe. Tagliare l'erba a questo costo ci vuole un secondo, ci vuole. Stiamo attenti agli incidenti, stiamo attenti agli incidenti. Già, con Kino Belli ci ho avuto. Ho avuto un incidente una volta. Mamma mia, quanto va sto coso. Sbanda tantissimo. Preparatevi a vedere un sacco di derapate, eh. Preparatevi a vedere un sacco di derapate perché sto coso qui derapa da tutte le parti. Ok, ci siamo. Manteniamo la seconda posizione perché sarebbe già importante mantenere quella. Ok, attenzione alle frenate, attenzione Kino Bellic. Kino, ti devi spostare. Ragazzi, secondo me lo sorpasso, eh. Non vorrei dire niente, ma proverei a sorpassarlo perché lo vedo fermo. Se, sentite qua che sound che c'ha. Mamma mia, dove lo trovate un Taya Erbe che fa i 200 all'ora? Ok, sono arrivato lungo e un po' largo, ma va bene. Guardate quanto drifta, voi non potete immaginare. Ok, scusa Kino, è colpa mia. Kino, è colpa mia. Lo devo far passare, ma ragazzi, lo devo far passare. Lo devo far passare assolutamente. Vai, passa Kino. Qua ho sbagliato. Ok, facciamo passare tutti. Non so chi sia. Kino Belli ci penso sia passato. Ok, facciamo passare tutti, ragazzi, perché avevo sbagliato. Alaric, non so perché crasha sempre. Alaric è l'unico che crasha sempre. Tanto recupero. Recupero perché sono fortissimo nel drift. Sono fortissimo io. Questo mezzo qui avevo sbagliato. Avevo sbagliato, dovevo fermarmi. Scusa, Kino, è colpa mia stavolta. Stavolta puoi dire che è colpa mia veramente. Comunque, guardate quanto. I 200 all'ora su un Taya Erbe. Chi ve lo propone? Chi ve la propone una gara del genere? Mettiamo una seconda. Ok, va bene così. Mamma mia. Guardate lì che scarico che c'ha poi. Acciaio Inox, quello è tutto acciaio Inox, eh. Tutto in acciaio Inox. Vai, drifta. Ragazzi, lo sto tenendo perché lui tenta di driftare tantissimo. Ci farò una puntata di drift con sto coso, eh. Ve lo dico già adesso. Sono arrivato largo. Non è vero. Un po' lungo sono arrivato, però. Ve lo dico chiaramente, un po' lungo sono arrivato. Vai. Accelera. Devo uscire forte che qui li recupero tutti e tre, li recupero. Ok. Mamma mia. Ok, ci siamo ragazzi, ci siamo. Sto andando veramente fortissimo. Devo solo abbassarmi il volume delle cuffie perché mi fa esaurire. Guardate qui, Taya Erbe a 200, Taya Erbe a 200, ok. Caspita, caspita, caspita. Si sono eliminati loro, eh. Stavolta non c'entra niente. Io ve l'ho detto che ritornavo secondo. Sono troppo forte io nel controllo di questo Taya Erbe. Il Taya Erbe più veloce del mondo. Io non ho mai guidato un Taya Erbe del genere, eppure questo qui mi fa sognare. Come vedete, ok, Alaric è rientrato. Non so Alaric quello che sta combinando. Ha la connessione scadentissima. Alaric è una cosa incredibile, la connessione di Alaric. Taya, taglia di qua, esci, esciamo forti. Sono uscito malissimo, sono uscito. Va bene, va bene. È difficile da tenere sto coso in pista. Perché tu come lo tocchi? Vai, 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 che Alaric investe a Kino Bellic. Te lo dico io che lo investe, te lo dico io. Ve lo dico io, lo investo io un altro poco ad Alaric. Alaric, sei lentissimo. Guardate come drifta Alaric. Ragazzi, quanto drifta sto coso. Sto coso qui è inguidabile. L'unico che riesce a tenermi in questo momento è Kino Bellic, ma perché si è esercitato tipo mezz'ora mentre cercavamo di risolvere un problema che Terence ha in questo momento con le mod. Non si capisce bene perché c'ha questo problema. Ok, sono andato largo, sono andato largo, sono andato largo. Ti prego, rientra, rientra. Ok, ho perso un sacco di tempo, ho perso. Cioè, ti basta veramente pochissimo questo mezzo qui e si parte in drift e non lo recuperi più. Perdi il controllo e se ne va tantissimo, se ne va. Ma un giretto ve lo faccio ascoltare, il sound. Secondo me questo è il sound di una macchina normale che hanno ripreso perché tira veramente tantissimo, tira. Ok.
Ok, ci siamo ragazzi. Ci siamo perché non è semplicissimo. C'è un sacco di sensazioni sul volante. Ok, freniamo qui, freniamola bene, freniamola bene. Ok, qua ci vuole la quarta, anzi pure la terza, qua ci vuole la terza. Qua se tocco un po' pochino, ma dico pochino, il cordolo se ne va dove vuole lui, eh. Ok, così, vai. Mamma mia, mi sta facendo ammazzare per guidare sto coso. Piano piano. Non andare troppo largo, troppo largo. Guardate qui quanto drifta. Mamma mia, mamma mia. La difficoltà assurda di questo mezzo. La difficoltà assurda di questo mezzo. Dietro di me c'è Marco 01. Mi sa che Marco 01 lo riesco a tenere dietro, ragazzi. Perché comunque io vado forte, vado sul tagliaerbe. Tagliaerba, io quanti ne avrò guidati tagliaerba? Ne ho guidato qualcuno, ma non così grosso. Un tagliaerbe che andava a 200 non l'ho mai guidato. Comunque faccio questo giro in silenzio, dai. Oddio, siamo andati lunghi tutti e due a tagliare l'erba. C'è l'erbetta qui, questi qua sono tagliaerba. Io quando vedo l'erba la devo tagliare, ragazzi. Non è che ci posso fare niente. Qua intanto mi segnala la benzina, ma credo proprio che non ci sia bisogno di fare benzina, eh. Vorrei farmi anche un giro da dentro, ma secondo me il bello di questo modello è proprio l'esterno, più che tutto il resto. Quindi no, ve lo faccio vedere da fuori. Solo per questa volta, ragazzi, vi chiedo di farmi giocare da fuori perché veramente. Ok, mi ha passato Marco 01, ero sicuro che riuscisse. Caspita, 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 mi ha toccato, che disastro, ragazzi. Vedi qua, io sto tagliando l'erba, non voglio fare la gara, voglio tagliare l'erba. È passato, chi è passato? È passato Marco 01, ok, perfetto. Adesso lo andiamo a recuperare. È passato anche Mark Pintus, porca miseria. Alec, io non so che problemi abbia perché sta un po' dentro, un po' fuori, dentro, fuori, non si capisce niente, non si capisce. Ok, così. Da guidare è bellissimo, ragazzi. Io vi consiglio questa mod, la trovate su Race Department, come sempre, ve la consiglio tantissimo. Mark Pintus si è messo solo a fare drift, eh. Lui non sta giocando per la vittoria, lui sta giocando per il drift. Bisognerebbe fare una gara di drift con questi qua, sarebbe la fine del mondo, sarebbe. Caspita, no, mi è partito. Torno indietro. Sapete che quasi quasi una gara di drift la potremmo fare con questi, perché sono veramente belli da guidare, sono divertentissimi. Lo vedi qua, come tocchi poco poco lui parte, ma poco, eh. Ti basta mettere una sola ruota sull'interno del cordolo e lui se ne va in drift, eh. Ok, piano 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 piano, stai fermo, ok. No, che poi neanche sul dritto sta fermo, anche sul dritto lui si muove. È uscito, c'è una bandiera gialla, non so se qualcuno è uscito di pista, può darsi, saranno arrivati lunghi. Ok, qua si frena sugli 80 qui, non è una curva bruttissima da fare. Oh, caspita. Mi si spaccheranno le braccia alla fine di questo. C'ha più force feedback sto coso che un camion. Un camion nella vita reale. Sentite quanto drifta, quanto drifta. Peccato che non esca il fumo, però. Ok, questo è un drift. Non so chi è questo, però va bene. Qualcuno che è andato lungo, chi era? È Alec, sempre Alec, ragazzi. Io non so Alec che caspita sta combinando. Alec entra, esce, non si capisce mai niente, si capisce. Ok, c'è Mark Pintus davanti a me, purtroppo. Ho fatto quell'errore lì che mi sono toccato ed è partito, è partito. Però quanto è bello sto coso. Ve la consiglio, provate sta mod perché è la mod più bella dell'anno proprio. Mod assoluta. La mod migliore di Assetto Corsa è questa. Questa è la mod migliore di Assetto Corsa. Ok. Chi è? Chi è Mark? Caro Mark? Taglia l'erba. Tu taglia l'erba che io intanto passo. Ok, l'abbiamo sorpassato. Ragazzi, qua l'errore è un attimo, eh. Questo coso qui è un attimo fare l'errore. Ok, perfetto, perfetto. Gira. Non mi tiene niente, non mi tiene. Non tiene neanche un po', non tiene. Ok, perfetto. Porca miseria, vediamo se riusciamo a raggiungere i 200 km all'ora su questo rettilineo. Dovremmo farcela. Quando lui inizia a partire, ragazzi, non lo tenete più. Qua non raggiungeremo i 200 all'ora. Inizia a sbandare di accelerazione e non lo tenete. Io ho 360 gradi e non riesco a tenerlo. Cioè, è veramente difficilissimo. Qua devi frenare sui 200. Ok, ci metti la terza. Oh caspita, oh caspita. Ho un po' urtato con la. Ho un po' spiattellato la gomma.
Oddio, 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 che sta succedendo? Che sta succedendo? Se, parte che è una meraviglia, parte. Ok, di qua. Perfetto, vediamo se riusciamo, se riuscissimo a finire un giro fatto. Oddio, oddio. Ragazzi, voi non potete vedere perché io una webcam c'ho e ce l'ho puntata sul volante, però c'ho un sorriso tipo a 50.000 denti, tipo quello dei cavalli. Perché è veramente divertentissima sta mod. Ancora mancano un paio di giri, credo che mancheranno un paio di giri alla fine. Quindi andiamo qua. Di terza, forse è meglio uscire di terza. Sapete che forse è meglio uscire di terza. Un po' meno accelerazione, però si imbarca tantissimo, si imbarca. Non capisco perché si imbarchi così tanto. Magari se settare niente non potevo settare niente. La velocità massima è 220 di questo taglia erba. Questo non è un taglia erba, questo è la navicella spaziale. Questo taglia l'erba sulla luna, può tagliare l'erba. Cioè, i tagliaerbi italiani, tagliaerba italiani possono accompagnare solo. Cioè, quanto va questo coso? Leaders has to lap to go. Ok, gli ultimi due giri. Ok, il leader deve fare gli ultimi due giri. Cerchiamo di. Il leader chi è? È Alec. No, il leader è Kino Bellic. Ok, perfetto. Dietro di me chi c'è? Dietro di me c'è Mark Pintus. È che sul dritto non riesco ad andare io. Cioè, sulle curve va benissimo, ma sul dritto fa veramente schifo. Non c'ha tenuta. Frena qui, frena, 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 frena. Ok, buttiamola così. Ok, non so come ho fatto a tenerla. Ero sicuro di andare fuori. Ero sicuro di andare fuori. Oh, caspita. E che poi questa cosa inizia a partire, inizia a patinare e patina fino alla fine. Devo usare tantissimo l'acceleratore. Forse qui. Ok, sono andato fuori, sono andato fuori, sono andato fuori. Qui forse era meglio. Oddio, non riesco a tenerla. Qui forse era meglio avere il freno a mano per fare le curve tutte in drift. No, però è figo, però è figo. Solo l'uscita quando inizia a prendere velocità che diventa inguidabile, diventa. Qui freniamo, fino all'up leader. Ok, quindi sarà il feeder lap anche per noi. Purtroppo se non avessi fatto quegli errori probabilmente potevo anche tenere la seconda posizione. La prima no, però la seconda la potevo tenere. Vi ho fatto vedere che in qualifica ho fatto un tempo buonissimo. Ho fatto, vai, girala. Ok, qua ci vuole. Veramente ci vuole un mostro per tenere sto coso in strada. In strada, che poi questo qui è un mezzo che viene fatto per il prato. Con questo qui ci fai il prato all'inglese, ma il prato anche alieno ci fai. Ti rasero la iora questo coso. Ecco, ci sta benissimo quella canzone. Poi diciamo che i doppi sensi si sprecano con ti rasero la iora. Però con questo qui ti raso la iora in un secondo, ti raso. Che non so se è un bene o un male. Però vabbè, ormai l'ho detto, quarta, quinta. Vedete qui che motore che c'ha. Questo c'ha un motore che è assurdissimo. Ha un motore assurdo. Chi è davanti a me? Marco 01. Sapete che non ripiglio? Sapete che riprendo Marco 01? Chi? Chi è che va a marcia indietro? Ragazzi, questa non è una gara, questo è uno show. Questo è il mito show, ragazzi. Questa è la gara più bella del mondo. Non so chi era che andava a marcia indietro, ma secondo me era Alaric. Ragazzi, io non vorrei dire niente, niente, ma secondo me è Alaric che va. Va così a zigzag, marcia indietro, fino all'app, ok. Dimmi che è l'ultimo giro. Non so se questo è l'ultimo giro, sapete che non lo so. Comunque è sempre Alec che va a race over. Ok, abbiamo finito questa gara. Ragazzi, se vi è piaciuta questa gara, primo Kino Bench, secondo Marco 01, terzo io, quarto non esiste, no, quarto Mark Pintus, quinto Alec. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un commento mi piace, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, di condividere il video se potete e noi ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao!